Ora iniziamo questo piccolo tutorial per creare un effetto un movimento di luce su un testo. Per prima cosa noi dovremmo creare la nostra composizione, nuova composizione, chiameremo testo animato. Lasciamo di default quelle che sono le misure della grandezza della nostra finestra di composizione e in questo caso lasciamo 15 secondi la durata dell'effetto perché è più che sufficiente. Come vedete è comparsa la nostra finestra, è comparsa la nostra composizione. Non dobbiamo fare altro che sotticitare il nostro testo. Qua possiamo scegliere il nostro testo nella palette caratteri a nostro piacimento, quello che gli sconquinzerà di più al momento. Scegliamo nella nostra palette il bottone testo e non facciamo altro che cominciare a digitare il nostro testo. Possiamo scrivere capretta, nome come un altro. Allarghiamo bella parola. Adesso selezionando nella paletta il testo capretta con i tasti CTRL P facciamo altro che duplicare il testo portandolo sotto al testo principale. In questo modo noi applicheremo un effetto fast blur, lo applicheremo al secondo testo, cioè il testo in secondo piano. Per farlo ci sono molti modi. O lo applichiamo direttamente sul testo in questo modo, oppure se volete farlo all'interno della nostra finestra di visione, dobbiamo deselezionare il nome capretta in primo piano, in questo modo, in modo che ci sia solamente il nome in secondo piano. Come vedete è stato applicato. Questo effetto non fa altro che sfocare quella che è la parola. Se noi mettiamo un valore di 4, vediamo che viene proprio sfocata la parola in quel modo lì. Più sfocature volete, se volete aumentare la sfocatura, vedete, in base a quello che volete realizzare. Vediamo che un valore di 4 può essere più che sufficiente. Sovrapponendo il nostro, come dovremmo avere un effetto di sfocatura di luce, vedete che l'effetto che può comparire benissimo. A questo punto dobbiamo usare un altro tipo di effetto che è il Radial Fast Blur. Lo applicheremo in primo piano al nostro testo. Questo fa sì di ampliare quella che è la luce emessa dalla parola in questo modo. Io direi di diminuire quella che è la... Vedete l'effetto eventualmente che può dargli una sfocatura di questo tipo. Vediamo appunto. Lo scopo è quello di poter partire
dando l'effetto partendo da sinistra e andando verso destra e dargli una posizione di movimento praticamente. Utilizzando la nostra timeline e il nostro effetto, non dobbiamo fare altro che spostare il nostro centro tutto verso sinistra, assicurandoci di dire al comando della timeline che è la prima immagine, il primo frame che viene parte con questa configurazione, applicando il centro, dicendo che il centro la luce deve essere riflessa verso destra. Se noi vogliamo fare un effetto che è di 15 secondi, in questo caso a 7 secondi e mezzo, diciamo che a 7 secondi e mezzo la luce deve scorrere verso sinistra e a 15 secondi la luce deve ritornare in centro. Guardiamo se l'effetto effettivamente è comparso. Come vedete, questo semplice tutorial, questo semplice modo, avremo un effetto di questo tipo. Guardiamolo renderizzato di brutto l'immagine. Noi potremmo anche aggiungere degli altri effetti, cambiando quello che è un po' il colore e altre cose della nostra presentazione, del nostro testo. In questo caso potremmo aggiungere un'altra opzione, vedete la velocità normale. Riduciamo il frame che mettiamo 30 molto bello come effetto. Noi potremmo aggiungere cambiando anche quello che è lo sfondo del colore, dandogli un colore un po' più sullo scuro. In questo caso dovremmo andare su Layer, New Layer, Solid, gli diamo il nome, quello che volete, fondo nero, assicuriamoci che ci sia un fondo nero, e visto che dovrebbe comparire come la nostra finestra, abbiamo le stesse misure, e schiacciamo OK. Ricordiamoci di selezionare questa opzione della nostra barra. In modo tale che l'effetto sia abbia effetto su quello, sulla parola che è sotto al nostro fondo. Ricordiamoci anche di duplicarlo e di spostare il fondo duplicato sotto la nostra parola capretta 2. In questo modo, sul nostro fondo non facciamo altro che scegliere un effetto Color Correction, scusate che non lo trovo, Color Balance. In questo modo dovremmo dargli una colorazione diversa, vedete che c'è uno sfondo, il bilanciamento del rosso e il bilanciamento del verde. Vedete che cambia cosa e noi avremo un effetto del genere. Con un colore un po' diverso. Questo è un semplice tutorial. Questo semplice tutorial, spero che vi sia piaciuto e che vi possa essere utile.